Buongiorno a tutti e bentornati qui sulla nostra galassia. BioWare ha buttato fuori Anthem, come sappiamo, pochi giorni fa. Ufficialmente in realtà è uscito il 22, in pratica stiamo già giocando noi dal 15 e di conseguenza abbiamo già quasi 2 settimane sulle spalle di gioco. E gli sviluppatori in realtà hanno già dovuto affrontare un sacco di problematiche da parte dei fan. Il più recente, ovviamente, di cui ho postato il video ieri o l'altro ieri, comunque qualche giorno fa, ve lo lascio qua sotto in descrizione, era riguardante il drop. In effetti, con l'aggiornamento che c'è stato, l'ultimo aggiornamento che c'è stato, per circa 11 ore più o meno, consideriamo 11 ore e mezza giornata, i giocatori ogni volta che affrontavano una missione in Grandmaster 1 uscivano con dalle 2 alle 4 drop che erano in mitico o in leggendario perfino. Soltanto giocando in Grandmaster 1 a qualsiasi tipo di cosa, che fosse stato un free play, che fossero stati dei contratti non leggendari ma anche contratti normalissimi, si riusciva a portare fuori un bel po' di roba che poteva essere utilizzata per i nostri strali. Ebbene, dopo 11 ore questa cosa ovviamente è scomparsa, è praticamente stata nerfata, non si sa se volontariamente o involontariamente BioWare non ha mai risposto a questa cosa e di conseguenza sono scaturiti parecchie problematiche, soprattutto sul forum ufficiale e su Reddit. Ovviamente Irving ha risposto poi su Twitter raccontando una storia sul fatto che tutti coloro, questo buff è stato fatto per tutti coloro che hanno iniziato il 22 per uniformarsi a tutti i ragazzi che invece in realtà avevano iniziato il 15, ma in realtà adesso onestamente questa risposta non è piaciuta a nessuno e in effetti i forum si sono inondati di lamentele. Alla fine è intervenuto Warner, che ha risposto a una domanda specifica a un fan su Twitter, che ha spiegato che in realtà la squadra di sviluppatori sta giocando l'endgame e sta cercando di capire che cosa fare per quanto riguarda il red drop e di conseguenza stanno aspettando parecchi feedback non solo da loro ma anche da parte dei giocatori per apportare le modifiche necessarie. Quindi attualmente, concludendo ora, BioWare sta cercando di valutare la reazione della community e di decidere se aumentare o mantenere questo tasso di drop e quale sia in realtà la linea migliore d'azione. Lo studio ha infatti affermato precedentemente che sta anche valutando tutti i drop, nel senso che ci sono molti drop che ritengono inutili, in quanto per esempio ci sono drop per armi come le pistole, armi o componenti che danno valori sbagliati, come per esempio, che ne so io, droppare una pistola con il valore che aumenta la probabilità di trovare proiettili per il cecchino o di aumentare i danni dei fucili a pompa, che sono iscrizioni inutili e che di conseguenza BioWare sta cercando di modificare per avere un drop migliore, ma soprattutto, anche se magari molto più raro, quando lo si droppa può essere molto molto utile. Con questo è tutto, ovviamente noi ci vediamo la prossima volta, GG a tutti quanti.